Tra i 10.000 e i 3.500 anni prima di Cristo, nella lingua di terra dell'Asia occidentale bagnata dai fiumi Tigri, Eufrate e Nilo, chiamata Mezzaluna Fertile, si svilupparono alcune delle prime grandi civiltà. Lo stesso passaggio dal nomadismo alla sedentarietà avveniva nello stesso periodo più a oriente, presso le valli dell'Indo e del Gange e quelle del fiume Giallo e del fiume Azzurro. In questi territori, culla delle prime civiltà, i primi gruppi umani sperimentarono il passaggio da economie nomadi di caccia e raccolta a economie sedentarie basate sull'agricoltura, grazie alla presenza di terreni fertili, che permisero l'insediamento dei primi villaggi. Il termine civiltà viene infatti da civitas, città. La nascita dell'agricoltura e la sedentarietà, cioè la rivoluzione neolitica, si accompagnano a profondi cambiamenti della struttura sociale. I gruppi nomadi hanno infatti società semplici, nelle quali la divisione del lavoro è inesistente, perché ognuno si occupa di tutto quanto serve al clan, e la distribuzione delle risorse disponibili del tutto equa. La società neolitica diventa così verticale e complessa, perché la produzione di prodotti della terra ha bisogno di organizzare il lavoro di più persone e di differenziarne le attività, mentre le eccedenze alimentari, cioè il cibo prodotto in più, arricchiscono la società permettendo di destinare risorse ad attività diverse da quelle di sussistenza. Nascono così le professioni artigianali, quelle militari e le funzioni specializzate di governo esercitate da sacerdoti e scribi. Anche la guida della società viene assunta da un sovrano, la cui figura perde rapidamente le caratteristiche di eccellenza tra pari tipiche ancora oggi dei capi tribù nomadi, per diventare rapidamente un'entità mediatrice tra mondo divino e mondo umano, come i sacerdoti, o sacra essa stessa. Le società agricole, come quelle mesopotamiche e quelle egizia, erano quindi prospere e producevano eccedenze che dovevano essere conservate e immagazzinate, mentre la potestà dei re si esercitava sulla terra che andava ormai conquistata, misurata e delimitata. La scrittura nacque quindi nel 3200 a.C. come tecnologia di governo di società che avevano bisogno di strumenti amministrativi e contabili per governare lo Stato, cioè per registrare la quantità di sementi che giungevano ai depositi, per quantificare i tributi e per far giungere il comando del re lontano dalla reggia, fino ai confini del regno. Ben prima quindi del baconiano sapere e potere, ogni forma di conoscenza e la scrittura prima di ogni altra era volta all'amministrazione dello Stato e alla gestione del potere. Le prime forme di scrittura sono pittografiche, consistono cioè in raffigurazioni degli oggetti che si vogliono comunicare. Poi evolvono nelle forme schematizzate degli ideogrammi, come nei geroglifici egizi e nei kanji cinesi e giapponesi. Una prova dello stretto legame tra nascita della scrittura e gestione dello Stato è data dallo sviluppo della scrittura ideografica in Cina, paese che non sviluppò mai una scrittura alfabetica a causa della vastità di un impero stabilizzatosi in tempi antichissimi che includeva oltre 100 popoli con le loro 100 lingue parlate. Come ha spiegato il gesuita seicentesco Daniello Bartoli, era infatti necessario che il comando scritto dell'imperatore potesse essere letto e compreso in tutte le lingue dell'immenso paese.